Oggi sono qua con due ospiti super 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 speciali, Chiara, che non so da che parte sarà, comunque Chiara, e Issima Cri, che lui da una parte all'altra. Vi lascerò comunque i link ai loro canali qua sotto nel box informazioni, iscrivetevi anche ai loro canali, soprattutto andate a vedere perché ci sono dei video speciali che abbiamo fatto in collaborazione, quindi se andate sui loro canali ne vedrete delle belle anche lì. Grazie innanzitutto ai miei ospiti per esserci, anche se durante la quarantena siamo riusciti ad organizzare una collaborazione viste le tante richieste. Non sta parlando nessuno, sto parlando perché non ti vogliamo interrompere. Allora ragazzi, vi devo dire comunque che abbiamo delle domande molto piccanti, molto hot, che ci hanno chiesto proprio i follower, quindi ci tocca rispondere. Assolutamente, sempre pronti. Ragazzi, iniziamo subito con una domanda, proprio iniziamo bene, ecco, diciamo. Ma così. Vai. Preparo subito. Che tra l'altro vi devo dire che è stata anche una domanda molto gettonata. Ah, addirittura, ok. Immagino. Hai mai finto a letto? È terribile. Vabbè, siamo tutti all'unanimità comunque, ragazzi. Meno male, almeno mi vergogno. Volete specificare e argomentare le vostre risposte? Certo. Ma io anche no, secondo me. No, sì. Vai, vai, facciamo un commentare. Perché così, per gli uomini è un po' più difficile fingere, in realtà. Però quando tipo te sei lì che non ne puoi più proprio, non vedi l'ora che finisca, allora lì ti metti e fai... Muoviti, va, e fai le cose per farlo finire prima, insomma, va. L'ho detto io che era meglio non approfondire. Esatto. La prossima domanda, anche qua siamo sempre in tema, ragazzi, ma questo è quello che vogliono sapere da noi, non è colpa mia, non prendetela con me. No, va bene. Dipende da cosa hai chiesto su Instagram, ovviamente. Fateci le domande che volete, anche quelle un po' più piccanti, indiscrete, una roba del genere. Allora. Beh, un po' è anche colpa mia, allora. Allora, prossima domanda. Lo avete mai fatto al primo appuntamento? No. No. Ma chi ci crede? Ma è vero, al primo appuntamento con uno con cui no, poi si sei fidanzato? No, giuro che no. Aspetta, è diverso. Io intendo primi appuntamenti che sono rimasti primi, non c'è stato un secondo. Qui non era specificato, io rispondo. Non era specificato. Generica, appunto. Vabbè, giusto, comunque. Però la domanda, una domanda che ci hanno fatto anche, che poi ho tolto perché mi sembrava troppo simile a questa, è se abbiamo mai fatto pam pam, così hanno pam, scritto. Pam pam. Pam pam. Vedi, sono vecchia, io non... Ma si dice pam pam, io non lo sapevo. No, no, lo dico io per non... Ah, ok. Quindi tu... Ok. E se abbiamo mai fatto pam pam con uno sconosciuto? Beh, sconosciuto addirittura, che paroloni. No, non ci dovrebbe rispondere. Io sempre no, cioè sono noiosa. Vi ammiro, ragazzi. Io lo sapevo che c'è da cambiare stile. Non c'è nulla da ammirare, andiamo avanti. Altra domanda molto interessante che secondo me argomenteremo. Hai mai, anzi, ti sei mai pentito, pentita di una relazione a tal punto di volerla rimuovere dal cervello? Io vorrei avere un cartello più grande per potermi... a schermo intero. Beh, Chiara, beata te. No, ma perché penso che tutto serva comunque a, non lo so, a qualcosa, anche se in quel momento non ti sembra nel lungo termine. No, ma ci sono è determinate vero, cose questo che... è vero. Questo è vero, l'universo ti dà le lezioni di cui hai bisogno per crescere, sì, eccetera. Però potrei crescere in un'altra maniera, magari. Brava. Questa era la più gettonata di tutte, ragazzi. Sono preoccupata, non... visto le altre, vabbè. Non potevo non includerla perché ci hanno chiesto tutti. Okay. Hai mai tradito? Oh. No, no, aspettate. No. Tubissima, numero non so. Ora che... ci racconti. No, 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 come ora mi ricordo? A parte che non me l'aspettavo di essere l'unica a dire sì, ma veramente che vergogna, ma mi sto vergognando perché? Tantissimo. Io per esempio, a parte che i gatti si stanno picchiando dietro di me, ma tu forse non li vedrai. Ma cosa sta succedendo? Cosa ha fatto? Sì, quella è avete la lasciato cosa? La... Hai mai tradito? Giusto, no, stavo... Chi è che stava spiegando? No, nessuno, non stava spiegando. No, non posso spiegare pubblicamente, non vi dirò mai di chi si tratta. Comunque però sì.
Sì, guarda, è capitato più di una volta con però una persona diversa. Cioè, due storie diverse. Ah, okay, ok, pensavo con più di una persona. Okay, no, 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 mio Dio, io voglio sapere tutto. È arrivata in diretta. Cria, già pronto a registrare, tipo. No, è arrivata in diretta la nuova domanda. Nicole, quando hai tradito? Raccontaci. Ma smettila, l'hanno fatta in tantissimi. Nella prossima puntata. Ospite di Tubissima, sappi. Immaginavo. Sei candidata, sì, io meglio che sto zitta. Andiamo avanti. Poi, anche questa devo dire molto gettonata, proprio ci vogliono male, vogliono proprio che ci... Cioè, non si può dire la parola comunque. Che ci roviniamo la reputazione, proprio ok. Hai mai bevuto fino a vomitare? Vabbè ragazzi, vabbè, Chiara, astemia, prego. Ma dai, insomma, Chiara, fatele. Sono astemia. Quando no. Finirà tutto questo ci penseremo, ti faremo bene. Ci penseremo noi, non ti preoccupare. Rimediamo subito, tranquilla. Dai. No, a me è capitato una volta, tipo a 17, 16, 17 anni, che non mi ricordo manco, ero a casa della mia migliore amica, solo io e lei da sole e una bottiglia di vodka. Quindi ho detto, boh... Ma che aspetta, che perché io l'altra volta ho mangiato un moncherie e mi girava la testa, può valere? No, non conta. Non vale. Ci ho provato per sentirmi meno esclusa. È successo anche recentemente, però purtroppo, vabbè. Okay. Ah, vabbè, perdere. Io passo parola. Ma non vale così, credo che passi parola. Allora, tutti i miei compleanni, assolutissimo tutti. Sì, tutti. Grande. E poi ogni volta tipo che finisce una mia storia. Beh, ma è molto comprensibile, insomma. Vabbè, andiamo avanti. Non è meglio. Hai mai rubato per gioco un oggetto, anche se piccolo? Per gioco? No. Cioè... Allora, dimmi Cri che gioco era, ti prego. No, che gioco non era? Era per gioco, però io ho rubato, da quando ero piccino una volta, un dolcino, no, come si chiamano i venditori che vendono i dolci durante le fiere? Sì, vabbè, le bancarelle. Sì, una bancarella, praticamente, sono passato, ho preso un dolcino, me lo sono messo in bocca, ne ho prese così tante dalla mia mamma, ma così tante, che mi è passata la voglia. No, io no, a parte se contano, avete presente tipo quei, tipo i pennellini da Mac, quelli usa e getta? Ah, e no, compaio me ne sono presi a volte. Non credo che contino quelli, boh. Allora, è come prendere anche... tipo i cosini, quelli dei profumi da Sephora, no? Mm. Sì, o tipo, se no, sì. Le matite dell'IKEA. Bravo, anche le matite dell'IKEA, no, quelle devo confessare. No, quelle non sono, no. Perché non si pagano, quindi in teoria, esatto, non è rubare. Ah, ok, per questo allora, vabbè. Non sapevo. Le mie teorie, però, secondo me è giusto. Hai mai litigato con uno, una youtuber? Chiara ci no, sta no, ci sto pensando perché io non ho rapporti con altri youtuber a parte voi, quindi no. Penso che tu faccia bene in molti casi. Sì, infatti. Ma adesso io voglio sapere con chi si possono dire i nomi? Non si possono dire non i nomi, Nicole. Anche se Chiara li sa, non si possono dire i nomi. Ah, già, no, sì, no. Sì. Vabbè, quindi i tuoi se vuoi dirli. Non si può dire pubblicamente, ma diciamo che ho ricevuto una grossa, grossa, grossa delusione da una persona che ha litigato da sola praticamente. Quindi io mi sono semplicemente allontanata dopo l'ennesimo sclero fuori di testa. Ah, non dire nomi, ma è famoso / famosa? Non ti rispondo. Non dici nomi dei tuoi. Sì, non so cosa intendi per famoso o famosa, però sì. Ha più di mezzo milione di iscritti? No. Non ho idea perché non vado sul suo canale da tanti anni. Però ti dico che lo fa per lavoro. So onestamente il numero di iscritti. No, non ne ha più di mezzo milione. Lo scoprirò. Adesso indaghi fino a quando viene fuori non tutto. Te lo vai a mai. E tu, Chris, ah, scusa, perché ce la puoi. Cioè, non è che. Ma io ti posso fare i nomi. Io li posso fare i nomi. Li posso fare i nomi se vuoi farli. No? Se vuoi farli, certo. Allora, basta perché sono cose che tanto sono o state chiarite. Gossip, ragazzi. Sì. Appena uscì Tubissima la prima puntata. Una protagonista di questa prima puntata mi minacciò di denuncia
E quindi ho dovuto tagliare tutto, cancellare tutto, e da lì non ho più rapporti con lei, ma proprio ma chi zero, zero, zero. Non hai fatto nomi, però. Nome, dai! Barbie Xanax. Non so chi sia. Vabbè, ma io lo so perché aveva parlato anche di me, prima male, poi bene, non ho capito. Ma ogni tanto mi vengono i follower e mi dicono, questo parla di te, l'unica ma cosa che so. Anche di me, quindi? Non lo so, se non me l'hanno detto i follower, penso di no. Penso no, di io una cosa che mi è successa, vi dico, 5 anni fa, 6 anni fa, quando è iniziato. Però posso dirvi una cosa, cioè, denuncia. Mi sento io cretina che non ho mai minacciato nessuno di denuncia, cioè vedo i video e dico boh, sto sfigato. No, ma aspettate, però mi arrampico un po'. Sei avevo stato sbagliato cattivo. Io. No, avevo sbagliato io perché avevo raccontato di una sua lite con un'altra, però dando solo il punto di vista dell'altra, capito? Ok. Sì, e poi avevo scoperto che quest'altra persona aveva raccontato delle cose non vere, quindi lei giustamente mi ha detto guarda, o taggi questo pezzo dove dici cose non vere su di me, o se no devo fare così. E lì poi aveva ragione. Diciamo comprensibile, dai. Però comunque anch'io sono come Nicole, non mi viene da denunciare, cioè di video ce ne sono, io a parte che non li guardo neanche. Che è una cosa infatti, che esatto, mi ha anche aiutato, cioè mi ha aiutato a te in questo senso, non li devi guardo. Autoproteggerti perché sennò se vai a guardarli ci stai solo male. Infatti Cree, io i tuoi video non me li sono mai vista fino a recentissimamente, quando i follower sono venuti a dirmi no Nicole, ma guarda che lui ti segue, allora di sì, perché proprio per protezione mia, perché inizialmente lo facevo tanti anni fa. Ci stavo male, piangevo, nodo allo stomaco, non riuscivo a mangiare. E quindi poi da lì mi sono detto, ok, quando vedo nell'anteprima il mio nome, la mia faccia, non li apro. Non clicco. No. Ma fate benissimo. Ma in realtà io più che altro perché già ne ho proprio due scatole piene di sopportarmi e quindi andare ancora a sentire un video in cui mi parlo, cioè ma proprio di sopportare me è stessa vero. E sentire ancora parlare di me, dico perché no, per favore. Perché noi nel montaggio ci sentiamo, ascoltiamo parlare per così tante ore che poi non ce la fai più. Capito? No, è vero. Infatti è bellissimo, ma anche a voi ve lo chiedono, ma chissà quante volte ti rivedi quando ti senti solo, no? Così ho detto, no, ma io non mi rivedo mai. No, almeno l'hanno mai visto. Ne ho abbastanza, basta. No, no, no. Ragazzi, altra domanda molto piccante. Vai. Hai mai fatto sogni erotici su altri YouTuber? Ciao. No, ma sì. Ma Chiara! Ma no, ma non li ho fatti, non lo so. Mi è capitato il tuo. Sì, chi è? Dimmi, vediamo se indovini. So. Quello nuovo del tuo ultimo video dove reagisci al YouTuber che non conosci. Per adesso no, ancora non l'ho sognato, ma ti posso informare se accadrà. No, però è stato un sogno che ancora mi ricordo, cioè non mi ricordo il sogno, ma mi ricordo che era molto hot. E posso anche dire Frank Matano. Ah, ma roba di anni fa, ma me lo ricordo ancora perché mi sono detto oddio. E pure bellissimo sogno lui. E tu Cree? Io nessuno, scherzavo. No, 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 non vale. Io con Wilbush ai tempi. Ma dai. Ah, ok. Ti piace il tipo un po' intellettuale un po'? Ma in realtà no, no, infatti quelli che gli piacciono non è vero, sono tutti uguali quelli che piacciono anche i propri. Ma infatti ho detto ai tempi. Tipo com'è il tuo tipo? Cioè come sono? STRONZI devono essere. Sì, vabbè, questo anch'io devo dire. Comunque tu l'avevi detto a me, Cree, che sono tutti uguali. È vero. No, ma in realtà, vabbè, la non menzionare. Non attendiamo. Brava. Hai mai fatto... Ah, no, ma questa poi l'avevo messa. Boh, abbiamo già risposto, in realtà, quindi... Hai mai fatto pen pen con una persona appena conosciuta per poi non rivederla mai più? Ah, okay, abbiamo risposto. Poi c'è questo che ho inserito perché mi faceva ridere. Hai mai incontrato dei casi umani? Vabbè, ma quella è la vita, però. Scusa, se mettete no... Ah, ok. Ma ammazza, potrei farvi una lista, guarda. Andiamo avanti, stiamo qui tutto il giorno. Andiamo avanti. Hai mai chiamato un ex da ubriaca a ubriaco e poi ti sei pentita? No, ho sbagliato. No. Pazzo! No. Anche da, non anche ubriaco, da ubriaca. Quindi non mi viene da chiamare. Io poi se una cosa è finita, basta. Brava, no? Chiara, sì. Io sono come te. Anche se mi ubriaco, ho comunque quel rispetto per me stessa di dire quello era un
idiota Nicole, no. E quindi no, non mi viene proprio manco la voglia. Cioè mi ubriaco e mi diverto piuttosto. Avete ragione, e il fatto è che io li chiamo anche se non sono ubriaco. Hai mai fatto a botte con qualcuno? Dipende cosa però. Io cioè, ti posso mettere così. Cioè scontro fisico. Cioè spiegaci. Spintoni. Ma in che modo? Spintoni. Cosa vuol dire dipende cosa? Spintoni? E a botte cioè, non ho proprio fatto così. No, ma qualche spintone come per dire oh, così allora sì. In discoteca con il mio arcinemico. Poi, altra domanda molto interessante. Avete mai speso più di 5.000 euro in un solo giorno? Chi è che ha fatto questa domanda? Ma voi siete matte, buon per voi! Penso che lo sappiano tutti dai nostri video, Chiara. No, infatti, niente infatti, di nuovo. No, in effetti no. Cri, ti dobbiamo portare a far shopping qua, già capito io come funziona. Soldi magari. Prossima domanda. Hai mai marinato la scuola? Ma Chiara! Ma capito, Chiara! Io sono adesso petizione per mettere l'aureola a Chiara, veramente. No, non è vero. Però io sulla scuola ero fissata, addirittura... No, non lo voglio raccontare perché mi derideranno poi tutti. Racconta, racconta, racconta! Vai, muoviti! Addirittura per vedere, perché avevo una fissa mentale per cui dovevo vedere nella pagella tipo il numero 0000 sulle ore di assenza da qualunque materia. E quindi anche se c'era sciopero, io partivo prestissimo di casa, andavo a scuola a piedi, ma non qui ad Aosta, quando stavo a Milano. Perché volevo assolutamente. E andavo e mio papà si arrabbiava tantissimo. Una volta mi ricordo che avevo lasciato il cellulare apposta a casa perché sapevo che quando si sarebbe svegliato e si sarebbe accorto di questa cosa mi avrebbe sgridato tantissimo. E io avevo il problema opposto. Sì, infatti. No, io sì, mi è capitato spesso e volentieri. Andavo a casa di una mia amica a mangiare oppure con le amiche fuori. Ma i primi anni devo dire delle superiori, invece gli ultimi anni le superiori erano le amiche a chiedermi di marinare la scuola e dicevo no, perché mi ero fissata e volevo voti insomma più alti. Anche ero troppo fissata, ma ad oggi no. Dico che forse era esagerato, tipo quando stavo infatti, male. Infatti bisogna vivere. Chiara, dai, almeno una volta. Cri, e tu? Argomentiamo. E lui io ascolta fatto... voi, capito? E poi, boh, ok. No, perché avete detto che parlo troppo. No, non è vero. Io ho fatto il contrario, in prima superiore solo una volta, poi ovviamente il professore mi ha beccato, ciaone. E poi però da quando ho fatto 18 anni che ti potevi firmare da solo, no? Ciao. La giustificazione, ciao, non mi hanno più visto, ciao. Io mi ricordo che l'ultimo giorno di scuola, della quarta, una professoressa è arrivata e ha detto ma non avevi qualcosa da pascolare piuttosto che venire qua, cioè anche la cioè doveva venire il lavoro per te. Via. No, io invece ero diventata bravissima a falsificare la firma di mia mamma sul libretto. E tipo una volta poi mia mamma si è messa a guardare il libretto, lei stessa non ha riconosciuto che la firma era mia. No, vabbè, allora, vi giuro. Cioè, penso di aver avuto, se non fossi una youtuber, avrei avuto una carriera come una carriera. Sì, tipo, oppure nella. Sì, tipo, vabbè, lasciamo perdere. Poi, non vabbè. Lo fate voi a casa. No. Tanto era tutto elettronico. Ah già, esatto. È vero, adesso è vero, è vero. Ok. Poverini. Ah! No, okay. Bene. Poi, vabbè, Chiara, questa è per te, che solo per vi ha fatto sorridere qui, anche sono se non è un mai. Riuscirà Chiara a prendere l'aereo per andare in Olanda da Nicola? Ovvio che sì, bisogna avere fiducia nelle cose e i miracoli accadono, quindi ce la farò. Magari se prendi l'aereo, vieni in macchina, in autostop, esatto. In treno, in nave, fai tutto il giro, non so, in qualche modo faremo. Quando ci siamo conosciute io l'aereo per conoscerti, non proprio per conoscerti, però l'aereo l'avevo preso in quell'occasione, visto? È vero, infatti poi quando mi dicevi no, io sugli aerei non ci salgo, dico ma come, ci siamo viste, Praga? Invece poi ho scoperto che era un'eccezione. Scoprirete dai vlog. Esatto. Poi anche questa è molto interessante, ragazzi. Hai mai creato un account finto qui su Instagram per stalkerare l'ex? Allora, io non la voglio, cioè non voglio rispondere perché ok, perché sennò era anche al contrario. Molto orgogliosamente dirò di no.
Ma vorrei mettere sì, perché ormai sembro la stupidina della situazione, però io non le faccio. Voi siete matte, voi siete matte. No, 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 ragazzi, però ho visto delle cose che voi umani non potete neanche immaginare. Blocco, sblocco per guardare così tu non vedi, insomma, robe allucinanti. Appunto, con il profilo fake non c'è bisogno di fare tutto questo casino. Però aspetta, voglio riformulare la domanda. Hai mai usato il profilo fake di Creep per stalkerare altre persone? E cambio risposta. No, sì. Io non ho mai usato neanche i profili degli altri, proprio chiudo e non me ne frega niente. Grande! Ma solo ultimamente da quando ho scoperto che ce l'ha nel video che avevamo fatto Cri, insieme. Bravo Cri comunque che non ha spifferato niente fino a quando l'hai detto tu. Bravo Cri, bravo. Avete mai rimpianto di esservi fatti un tatuaggio? No. Sì. Io direi ni, perché di essermelo fatto no, però magari l'avrei cambiato posizione, tipo il gatto che ho dietro l'orecchio, non mi ricordo se da una parte o l'altra l'avrei messo tipo a specchio, però boh, insomma. Però proprio pentita. No, io avrei cambiato tatuatore direttamente. Anch'io, sì, 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 non... Poi ma tipo quali tatuaggi? Io tanti quali? Che vorrei togliere, soprattutto quelli che ho fatto anni fa quando ero molto più piccola, però... Sì, io c'ho il primo che è qua, sul dito, che bello, è venuto male. Sul dito, anch'io voglio farlo lì. Ma è stato il primissimo tra le altre cose, solo che dopo una settimana mi era andato praticamente quasi tutto via. E quindi poi me lo hanno ripassato, ma ripassandomelo, non so che è successo. Mi è venuto troppo grosso, quindi ciao ore. Anche questa è carina. Hai mai pensato di non essere etero? Issima, e anche per te al contrario. L'hanno scritta proprio così. Cioè io ho mai pensato di... Io no, però... io no, però ci sono vari momenti in cui penso, ma perché non sono lesbica, così non ho più a che fare con gli uomini, però purtroppo no. Guarda, aspetta, ti faccio una parentesi. Anche le donne creano problemi, te lo dico io. Te lo dico io che ho messo no, perché come vi permettete, io sono etero. Io guarda. Grande. Chi farà piuttosto? Spiegaci. Che qui fate finta di niente. Argomentiamo. Boh, non sono così sicura al 100%. Non so cosa devo dire, Cri. Non lo quando so. È che hai pensato? Come non lo so. Quando è che ti magari durante l'adolescenza, che la gente si domanda, ovviamente, no? Sì, diciamo. Quando si cresce è normale, penso. Farsi più domande, no? Farsi delle domande, no? Sono fatta delle domande. Ha risposto Cri per te, dai, lo so che vale. Tubissima, tutti tubissima in questo video, adoro. Poi, hai mai friendzonato? Se sì, perché? Perché non mi piaceva. Infatti. Cioè, penso facile, che la questa è sia facile. Chi è che non ha... Adesso fateci sapere nei commenti chi è che non ha friendzonato almeno una volta. Esatto, esatto. Però poi magari se la prendono perché loro pensavano chissà che, quando tu eri solo gentile e... Brava! Questo è un problema del mio tipo di carattere, che sono molto anche estroverso, cioè cerco di coinvolgere le altre persone, di non farle sentire troppo, non lo so, io cerco di essere come sono, però tante volte viene frainteso. Poi c'è una domanda, ragazzi, assurda, che io non... quelli prima. Era meglio. No, nel senso che non mi sarei mai aspettata di vedere mai una roba del genere. Hai mai rimorchiato ad un funerale? Ma che ve lo giuro, no, assolutamente. Ok. No. Non mi è mai successo. E effettivamente questo ragazzo deve averlo fatto e voleva sapere se è successo. Ma questo si vede nelle serie TV, quindi può essere quello, secondo ragazzi, me. Ragazzi, commentate se vi è capito. No, nel caso in cui si dovesse rimorchiare, ditemelo, che me lo faccio tutti. Cioè, è una cosa brutta da dire, lo so, però... C'è gente che va ai matrimoni per rimorchiare e tu vai a funerali. Ora si va a funerali, cioè... Allora, io non l'ho mai sentita dire questa cosa. No, manco io, però infatti ci sono rimasto e ho detto no, questa devo troppo inserire. Questa non era gettonatissima, uno me l'ha fatta. Hai mai fatto pam pam, sempre pam pam, e sei stata beccato da parenti... Diciamo ni. Ni. Ah, sì, perché ni. Non era faccio... proprio pem pem, però qua. Vabbè. No, il mio era proprio pem pem, ma avevo finito ormai. Non voglio
voglio raccontare nient'altro. Ma chi ti ha beccato, Chris? Dai, il mio babbo. Ah, che ne so io. Ah, ok. Parenti era genetico. I miei con si crash. Vedono con tutti i miei video, quindi non voglio menzionare, ok. No, mamma mia, mi stava venendo. Ok, vai, no, stavo dicendo nomi e cose che no. Andiamo avanti. No, racconta, Chiara, racconta. No, ma è Chris. No, voleva puntare le mie. Io vabbè, Chiara qua già lo so che risponderai no, vabbè. Hai mai preso una nota a scuola? E invece scriverà che sì. Invece mi stupirò perché no. Alle medie, che non ero così brava come alle superiori, ho attraversato un momento buio della mia vita. Ho preso una nota perché ho falsificato per l'unica volta in tutta la mia vita la firma di mia mamma con la carta carbone. E quindi se la sono portata. No! Con la carta carbone, fantastico! Una alle elementari addirittura, io ero super bravo, super bravo. Solo che litigai con un mio compagno. Questo compagno mandò a quel paese la maestra. La maestra pensò che fosse stato io a mandarla a quel paese nota. E io zitto perché super vergognoso, ovviamente, non parlavo mai. Davvero? E me la sono beccata. Vabbè, e poi non è giusto, questa non vale, due alle medie. Cri che non parla mai, non me lo immagino, è un po' come me che io, non parla. Fino alla terza superiore io zitto. Ragazzi, poi ce n'è una che forse è la più imbarazzante di tutte. Hai mai fatto una cosa a tre? Madonna. No, io, vabbè, allora anch'io metterò no. No, Cri, ma non è che devi farlo per solidarietà, ma capito, ma ci passo male solo io così. Ma cosa c'entra? Vuoi argomentare? Vuoi spiegarcelo? No, ok, non vuole spiegare. Argomento solo dicendo non lo farò mai più perché è stata la cosa più brutta della mia vita. Ok, quindi no, non fatelo. Esperienza da dimenticare. Sì. Ok, ragazzi, abbiamo finito. Le abbiamo fatte tutte. Ah, ok. Finita con questa proprio. Ok, ragazzi, questo quando abbiamo finito, abbiamo fatto tutte le domande. Mi scuso. Scusatemi se erano così imbarazzanti e assurde, ma ragazzi, anche i vostri follower sono venuti a farmele, a farci le domande, quindi sì, alcune immagino da chi sono arrivate. Sì, io no, però va bene. Quindi sono finite così, ho fatto una pessima figura, davvero. No, veramente, no. Sei l'unica che dopo questo video probabilmente non perderà 100.000 iscritti. Perché io penso di essere stata veramente un disastro. Quindi vabbè, ragazzi, fate finta la noia. Che, no, beata te, mi sono fatta una figuraccia, va bene. E quindi ringrazio. Ti faccio compagnia. Meno male, almeno, cioè, figurati. Se eravate tutti e due come Chiara, veramente, cioè. Capito, sono la pecora nera del gruppo, solo perché non mi ubriaco. No, noi siamo le pecore nere, tu sei l'unica normale. Vabbè, ringrazio tantissimo i miei ospiti, Chiara, che non so dove sarà, e Cri, che non so dove sarà. E grazie. Mi raccomando, grazie. Andate nell'info box, ci sono i link ai loro canali, quindi iscrivetevi, andatevi a vedere i video che abbiamo fatto assieme. E questo è quanto, un bacio grandissimo mia family, anche in un questo bacio. Video vi abbraccio forte, abbracciamo anche noi, abbracciamoci tutti, aiuto, sto perdendo l'auricolare, non vi sento più, ma vabbè, un bacio grande ragazzi, e a presto, un bacio, e ci vediamo domani mille. Con il nuovo video, ciao, e mettete like.